Così dunque l'avete sentito Renzi che ha risposto agli attacchi proprio di Beppe Grillo, mentre il Movimento 5 Stelle si mobilita per le elezioni europee e amministrative. Claudia Mazzola. È campagna totale per i 5 Stelle, Grillo nei teatri, i parlamentari nelle piazze. L'obiettivo le europee e la strategia marcare a uomo Renzi. Non è un caso allora che proprio oggi il movimento abbia scelto Piazza Castello a Torino per la prima uscita ufficiale del candidato alla regione Piemonte, anche se il mirino resta puntato su Bruxelles. Speriamo di vincere queste elezioni europee, dipendono dai cittadini, per far vedere che i cittadini italiani sono un popolo sovrano. Porteremo dei punti, o li realizziamo, ce ne andiamo via da questa Europa della finanza. Intanto Grillo torna ad attaccare il Premier, posta sul blog questo articolo: Renzi e Dell'Utri per me pari sono. Poi via Twitter: fuori la mafia dallo Stato, abbiamo bisogno del tuo aiuto. È così che chiama raccolta gli attivisti 5 Stelle per bombardare di mail i senatori PD. Oggetto il disegno di legge sul voto di scambio in discussione a Palazzo Madama. Continua intanto il tour di Grillo, te la do io l'Europa. A Padova è entrato in scena così. A bordo di un tanco di cartone che spara coriandoli. Un omaggio ai secessionisti veneti. Se fate un referendum, io sto con voi. Capitolo lavoro ora con l'allarme CISL che parla di oltre 220.000 posti a rischio nel primo trimestre dell'anno. Sono 100 milioni le ore di cassa integrazione autorizzate con 500.000 lavoratori coinvolti. Intanto il governo, sempre sul fronte lavoro, lavora proprio ad uno scivolo verso la pensione per gli esodati e a sgravi per chi assume i 50 anni. Quanto ai ragazzi, il programma Garanzia Giovani potrebbe essere esteso ai 20.